annunciata. La differenza fra avere e non avere la Lega al governo. Quindi abbiamo corso, ero venuto tempo fa con ritardi e cantieri fermi, qua ci sono migliaia di lavoratori e di cittadini che risparmieranno ore e ore della loro vita, ne beneficerà l'ambiente, ne beneficeranno le fabbriche, le industrie, insomma, collegare una delle valli più produttive d'Italia con la rete autostradale è qualcosa di fondamentale. Poi ringrazio tecnici, imprese e operai che lavoreranno per alcuni anni, però finalmente si parte, non ci sono più burocrazie, rallentamenti, corsi e controricorsi. E Salvini sostanzialmente inaffidabile, perché in Europa dite una cosa e in Italia cercate il dialogo. Cosa rispondiamo da Brescia a lei? Mi ero perso il libro di Letta, cercherò di rifarmi di questa grave mancanza quest'estate con mio figlio a Milano Marittima. Io sono qua non a presentare un libro, ma a festeggiare la partenza di un cantiere che migliora la qualità della vita a migliaia di cittadini, di operai, di lavoratori e di imprenditori. E se non ci fosse stata la Lega in questi anni, ancora oggi al governo, non saremmo qua a festeggiare nulla. Letta è molto impegnato sul fronte di DL Zan e Jussoli, ognuno ha le sue priorità, noi mettiamo davanti il lavoro. In democrazia poi saranno bresciani e italiani a votare tra qualche mese, quindi sapranno loro se sono meglio cantieri che tolgono traffico, problemi di inquinamento dalle strade, o se invece è meglio il libro di Letta, non sta a me giudicare. Affidabilità e inaffidabilità il governo tiene quindi? Sì, nonostante i capricci del PD e dei 5 Stelle. Io ho incontrato Draghi in settimana, sono stati un'ora a parlare di taglio delle tasse, di riforma della giustizia e di taglio della burocrazia. E poi vai in aula e ti scontri con chi vuole la teoria gender nelle scuole e con Conte e Grillo che si danno dei deficienti a vicenda. Diciamo che fortuna che c'è la Lega al centrodestra del governo, perché se fossimo in mano a Letta e a Grillo, altro che gallerie in Valtonchia. Però, ripeto, noi siamo qua a lavoro per tutelare salute e lavoro degli italiani. Grazie a voi.